Rimetti ogni cosa a Gesù. Osi esprimere i tuoi bisogni a Dio. È come se tu consegnassi le tue difficoltà direttamente nelle mani di Dio. Ed è partendo da questo gesto che Dio può e vuole agire per te, con il suo potere. La Bibbia rivela che Dio ha creato tutto attraverso e per Gesù, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, trono, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Colossesi 1,16. Essendo Gesù il Verbo di Dio, è Lui che ha creato l'universo e tutto ciò che è in esso, ed è anche per Lui, per la Sua gloria, che tutto esiste. Allo stesso modo, tu esisti attraverso di Lui. Tu hai bisogno di Lui. Lui è il tuo cibo quotidiano. Giovanni 6,51. Dio ti porta tutto ciò di cui la tua anima ha bisogno, e così puoi vivere per Lui, affidargli il tuo tempo, il tuo cuore, le tue parole, perché le possa usare come gli aggrada. Cosa vuoi affidargli in questo momento? La tua paura di non farcela? Dai le tue deboli risorse a Dio e Lui le moltiplicherà. Le tue debolezze morali o fisiche, Dio rinnoverà la tua forza e rinfrescherà la tua anima. La tua solitudine ti permette di sentire la sua presenza ovunque e in qualsiasi momento. Vuoi pregare con me ora e portare i tuoi bisogni a Lui? Signore Gesù, ti ringrazio di essere il mio cibo quotidiano. So che hai tutto nelle tue mani, che sei il Dio dell'universo. Quindi ti affido la mia vita, tutte le mie preoccupazioni, tutti i miei dolori. Hai il potere di fare meraviglie con quello che ti sto dando ora. Nel nome di Gesù. Amen. Non è meravigliosa la provvidenza di Dio? Egli moltiplica le nostre risorse e crea una via per ogni volta. Grazie di esistere. Eric Sellerie.